benvenuti in questa nuova ricetta natalizia. Come annunciato nello scorso video, oggi andremo a realizzare i biscotti di vetro, che come avete visto dall'anteprima sono dei biscotti veramente carini e molto scenografici, particolari, ma veramente semplici da fare. Bastano pochissimi ingredienti e poi l'effetto vetro, insomma, andremo a vedere tra poco con la video ricetta, si realizza banalissimamente con una caramella, però è troppo bello l'effetto, mi piace da morire, infatti me ne sono innamorata perdutamente. Vi mostrerò, oltre ovviamente alla ricetta dei biscotti che potranno semplicemente poi essere mangiati così, tre modi per utilizzarli, diciamo, per magari personalizzare un regalo piuttosto che decorare l'albero di Natale, oppure proprio come regalo, cioè se volete fare un qualcosa di fatto in casa da regalare, perché magari nella vostra regione non si può uscire, o semplicemente avete voglia di fare un regalo proprio fatto con le vostre mani o per personalizzare una tavola di Natale, insomma vedremo poi dopo tutto insieme. Vi ricordo anche che mi trovate sia su Facebook che su Instagram. Su Instagram ho rifatto da poco il profilo, quindi ci sono poche foto, però insomma se vi va di supportarmi anche lì basta un click, trovate tutto nell'info box, e mi raccomando leggete sempre l'info box perché trovate anche gli ingredienti della prossima ricetta, gli ingredienti di questa ricetta e niente, insomma tutte le varie informazioni che vi possono essere utili sicuramente le trovate nell'info box. Per qualsiasi cosa lasciatemi un commento, anche per farmi sapere cosa ne pensate di questa mia interpretazione di questi biscotti che io veramente adoro. Ci vediamo dopo, vi lascio la ricetta. Allora, cominciamo con il preparare tutti gli ingredienti. Nella planetaria vado a mettere la farina di nocciole e la farina zero. Lo zucchero di canna, potete usare anche lo zucchero semolato oppure anche quello di canna integrale. Un uovo. Il burro, che deve essere freddo, mi raccomando. E il sale e la buccia del limone grattugiata. Per chi utilizza il Kenwood, un'impastatrice, utilizzo la cappa per andare ad impastare, ma potete tranquillamente fare anche tutto a mano. E vado a iniziare a impastare ad una velocità abbastanza bassa. E faccio impastare fin quando non si crea un bel panetto compatto. Ed ecco qua, il nostro impasto è pronto. Vado quindi a portarlo sul piano di lavoro e mi aiuto con un po' di farina per andare a impastarlo. Se avete tempo, io non ne avevo purtroppo, ma se avete tempo ricopritelo con pellicola e lasciatelo riposare almeno 2 ore in frigorifero. Insomma, se comunque non avete tempo, come appunto è successo a me, sono comunque riuscita a fare i biscotti. Ovviamente l'impasto era molto morbido, quindi aveva proprio bisogno di riposare un po', però sono riuscita comunque a ottenere un risultato discreto. Quindi, come vedete, mi aiuto con un po' di farina e vado a stendere l'impasto. Mi raccomando, fate i biscotti di almeno 1 centimetro, perché sennò saranno troppo sottili. Vado a stendere i biscottini su una teglia ricoperta di carta forno. Questi stampini li trovate su Amazon semplicemente scrivendo taglia pasta di Natale e costano veramente pochissimo. Vado quindi poi a realizzare il foro al centro con la forma che più vi piace, insomma. Vado poi a realizzare il buco al centro con le varie formine di Natale. A questo punto mi aiuto con uno stuzzicadenti per andare a realizzare il foro
sopra il biscottino qualora lo vogliate utilizzare appunto magari appeso all'albero o come chiudipacco. Ovviamente decidete quanto fare largo il foro in base al nastro che dovrete infilare all'interno e poi vado semplicemente a mettere dentro le caramelle spezzettate. Fate cuocere in forno statico a 180 gradi 8-10 minuti, ma controllate perché ogni forno è diverso. E dopo averli estratti dal forno, non toccateli fin quando non si saranno completamente raffreddati, perché sennò, essendo molto friabili, si romperanno. Ed ecco qua i nostri biscotti di vetro. Adesso ve li faccio vedere anche da vicino. Quindi eccoli qua, guardate come sono carini, sembra proprio un biscottino con il vetro al centro. Sono davvero molto belli e scenografici. Le mie proposte sono quindi come decorazione natalizia, perché li trovo veramente sfiziosi, anche come per farvi aiutare dai vostri bimbi a decorare l'albero, sicuramente per ottenere un risultato più personalizzato. E come regalino, se volete, ad esempio, potete metterli dentro a quei vasetti di vetro oppure dentro una bustina di plastica trasparente, se volete mostrare quello che c'è al suo interno. E infine, come chiudipacco, lo trovo davvero molto bello. Poi non lascia l'unto, l'ho provato apposta per potervi dare la certezza di quello che vi dico. Non lascia l'unto sul pacco, quindi è davvero carino. E poi ovviamente potete decorarli anche con la glassa reale o con il cioccolato, lì poi sta a voi personalizzarli ancora di più, magari scrivendo il nome della persona che riceverà questo regalo. Allora, io spero che come al solito questa ricetta mi sia piaciuta, a me tantissimo, veramente li ho trovati molto particolari ma allo stesso tempo veramente semplici da fare. Ovviamente io ho deciso di fare un biscotto con farina di nocciole per rendere il tutto un po' più particolare, per non fare il classico biscottino di frolla, ma nulla vieta appunto se non avete la farina di nocciole di fare tutta farina zero. 00 in base a quello che avete in casa e quindi fare una classica frolla, un biscotto di frolla comunque di vetro verrà bellissimo e buonissimo. Io ho voluto fare una cosa un po' diversa per darvi uno spunto anche per un biscottino diverso. Ovviamente se non avete magari le caramelle perché non le avete trovate, vi siete dimenticati di comprarle, potete semplicemente rifare anche il biscottino senza la parte in vetro all'interno. Ovviamente la particolarità di questo biscotto è data da quello, però insomma si può sempre fare un biscottino così anche per lo stesso utilizzo che poi vi ho mostrato in questo video. Niente, noi ci vediamo nella prossima ricetta, che vi dico già sarà una ricetta salata. Andremo a realizzare una lasagna di pesce, però pensata per il giorno di Natale, quindi vi darò questa ricetta una settimana prima circa rispetto al Natale, per cui potete organizzarvi tranquillamente. Alla prossima, ciao!